Allora, grazie per essere qui con noi. Non avete idea di quanto questa presentazione mi renda felice ed orgoglioso, perché il tragitto che ci ha portato fin qui è stato veramente lungo e non senza ostacoli, certamente. La norma UNI e la sua relativa certificazione sono, a mio modo di vedere, un passaggio epocale per il riconoscimento della professionalità del Meeting and Event Manager. Oggi, in questa oretta che passeremo insieme, vi illustreremo i passaggi chiave di questo processo e i principali contenuti. Due note tecniche: prima di tutto, questo meeting è registrato, quindi se dovete andarvene o fare una pausa non vi preoccupate, la registrazione sarà disponibile sui canali social sia di Federcongressi ed Eventi che di MPI, quindi non c'è problema. L'altra cosa che mi preme fare è ringraziare Centro Pilota, Eric, per il grande supporto che sempre ci dà in queste occasioni, grazie mille, e direi che ci siamo. Quindi, senza ulteriori indugi, coinvolgerei subito le presidentesse di Federcongressi ed Eventi, Alessandra Albarelli, e di MPI Italia Chapter, Maddalena Milone, per un breve benvenuto. Alessandra, a te. Grazie Lorenzo, hai ragione ad essere un po' emozionato, perché questo oggi è una giornata per noi inaugurale, si parte con un nuovo progetto sul quale stiamo lavorando insieme ad MPI da molto molto tempo, e la cosa bella è che in realtà il desiderio per gli organizzatori di eventi, chi fa questo mestiere da tempo, è risale questa esigenza di avere una figura professionale certificato, riconosciuto, risale veramente a molto tempo fa, direi quasi decenni. Quindi arrivare dopo 3 anni di lavoro insieme ad UNI e ad Intertech, che ringrazio, oggi presente con Franco Fontana, è per noi un grande successo. A me competono i ringraziamenti e dire una cosa: i ringraziamenti ad MPI, che ha lavorato con noi e per la prima volta siamo riusciti a mettere in campo un progetto molto complesso, molto strutturato, unendo le attività dei gruppi di lavoro, del board di MPI e del gruppo di lavoro di Federcongressi. Quindi sono molto felice, ringrazio Maddalena e tutti i colleghi di MPI per l'impegno e la collaborazione, la fiducia, la stima che ci ha portato qui oggi. E poi voglio ringraziare il gruppo di lavoro interno a Federcongressi, quindi te Lorenzo e Francesca e tutti coloro che si sono adoperati, e poi il mio fantastico staff, il team di Federcongressi ed Eventi, che ci supporta sempre in tutti i progetti che facciamo. Senza di loro non saremmo nulla, quindi Ilaria, Alessia e Silvia e l'ufficio stampa Simona Parini. Vi ringrazio veramente di cuore, avete fatto un gran lavoro, non che dopo non ce ne sarà da fare, quindi diciamo che iniziamo e poi ci sarà altrettanto da fare dopo. E a tutti voi però che state ascoltando voglio lanciare un messaggio che è quello di qual è il valore di certificare una professione. Una professione, un professionista, una persona che però lavora all'interno di un'organizzazione, all'interno di un'azienda, che con la certificazione del professionista acquisirà valore anche l'azienda stessa nel porsi sul mercato nei confronti di qualsiasi soggetto che ad oggi, come dire, non seleziona in base a una selezione professionale, ma potrebbe in futuro fare questo, e quindi avere delle persone certificate all'interno della propria azienda avrà un grande valore. E complessivamente ne avrà di grande valore tutto il mondo della meeting industry, perché noi finalmente potremo dare un'identità ad una figura professionale che fino ad oggi è purtroppo poco conosciuta. Lo abbiamo visto in questi mesi di grandi turbolenze date dal Covid, dove facciamo fatica a far comprendere al governo, agli organi competenti, quali sono i confini della meeting industry e quali sono le figure professionali e le persone che lavorano in questo settore. Quindi vi prego di prendere questo progetto e questa attività e la certificazione in modo molto serio, perché sarà di grande, grande aiuto per il futuro di tutto il nostro settore e della nostra identità professionale. Con questo ti rilascio la parola e ti ringrazio, Lorenzo. Grazie a te, Alessandra. Direi allora di passare la parola subito a Maddalena Milone, presidente di MPI Italia Chapter. Grazie Lorenzo e grazie Alessandra e a tutti voi un caro saluto con un bacio. Sì, in MPI facciamo un esercizio quotidiano alla condivisione, quindi per noi non è stato difficile trovare
un modo di venirsi incontro rispettando gli ambiti da una parte e le aspettative dei nostri soci dall'altra, molto importante. E ci tengo tantissimo a sottolineare che questo progetto è solo il punto di arrivo di un lungo percorso per il quale devo ringraziare, nel mio caso, chi mi ha preceduto, un percorso iniziato nel 2013 con il presidente Gaetano Sciatà, che ha avviato la pratica di iscrizione di EMPI Italia al MISE, tra le associazioni riconosciute ai sensi della legge 4, poi Olimpia Ponno con le prime riunioni in Uni, poi Giovanna Lucherini, che saluto, Mauro Bernardini, Elisabetta Caminiti, Enrico Ieso, sono tutte persone, presidenti che mi hanno preceduta con le loro squadre, ovviamente, e che hanno conservato, hanno scelto di conservare nella programmazione questo progetto, portandolo avanti attraverso il lavoro del proprio board. Grazie davvero per la vostra lungimiranza, di averci passato il testimone. E portare a compimento questo progetto ci riempie d'orgoglio e so di condividere il pensiero di Alessandra Albarelli e dimostra che le associazioni sono fatte appunto di persone che si impegnano. Noi siamo volontari, ricordatevelo, volontari per le persone, per i colleghi, per il settore, per l'intera filiera. E questo progetto di EMPI Federcongressi è un passo concreto verso il recupero della nostra filiera, della forza che merita la nostra filiera. Nel mio discorso qualche mese fa di insegnamento ho parlato di unicità, coinvolgimento e concretezza. Ecco, questi tre pilastri li ho rivisti tutti, rappresentati in questo progetto e condivisi insieme a Federcongressi, al gruppo di lavoro. E, ci tengo tantissimo a ringraziare Luca Vernengo, il presidente elect di MPI, a cui poi lascerò a mia volta il testimone anche di questo progetto, perché abbiamo fatto veramente tante ore di lavoro insieme. L'unicità perché ognuno di noi è unico, prezioso, ci sentiamo persone uniche, differenti, perché siamo titolari di una storia non replicabile, ripetibile, è una storia soltanto nostra, no? Costruita dalle nostre esperienze, ma anche dai vissuti e da pensieri. E di questa storia fanno parte anche le aspettative, le ambizioni, i progetti di cui attendiamo appunto la realizzazione, i nostri sogni e i desideri. E ognuno di noi è certo della propria unicità, sapendo di essere nel mondo un pezzo unico, appunto, senza uguali. E l'unicità che ci caratterizza sarà la base del rinnovato senso del noi. Cioè, io di questo sono profondamente convinta, che senza la nostra unicità non saremmo in grado di coinvolgere concretamente e di essere protagonisti dei nuovi paradigmi dell'economia. Sappiamo che adesso l'economia c'è un cambio, una svolta epocale, per utilizzare le parole di Lorenzo, e portarle nel mio discorso. C'è un'economia in cui le cose, i beni materiali sono passati in secondo piano e stanno lasciando lo spazio alla cultura, alla formazione, alla crescita professionale, a questo senso del noi che poi sono le associazioni. E noi tutti abbiamo capito in questo periodo più che mai che investire su noi stessi, sulla crescita, sul cambiamento è l'unica via per la sopravvivenza. Diciamo che la natura ce lo aveva suggerito qualche annetto fa e ora lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Le associazioni fanno questo, creano degli ecosistemi per far sì che accadano le cose. Noi siamo planner, le cose le facciamo accadere e questo è il nostro lavoro, facciamo accadere le cose. E vi voglio lasciare con una frase che mi ha molto colpito di Martin Lindstrom nel suo ultimo libro che si chiama Adesso. Una frase che vi voglio leggere che, ripeto, mi ha molto colpito. Una volta che il coronavirus avrà lasciato il nostro pianeta, un virus molto più potente si impadronirà di molti di noi. Le domande fondamentali, il nostro scopo nella vita, sul lavoro e a casa. Ecco, io credo che ognuno di noi meriti una certificazione, forse, probabilmente, un modo per mettersi alla prova, per darsi valore, per sperimentare anche le proprie conoscenze. Uscire fuori da quella bolla, dal dire abbiamo sempre fatto così e quindi si fa così. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento su questo webinar e vi auguro di cuore tanta felicità. Grazie. Grazie Maddalena, grazie a te, grazie ad Alessandra e ancor di più grazie a Federcongressi ed Eventi e grazie a MPI per aver creduto in questo progetto sembro pelato, ecco. Adesso ci ho i capelli. Dall'inizio, devo dire che appunto è con tanta gioia che finalmente ne vediamo la genesi. Come vedete c'è tanta passione alla base di questo progetto, l'ha espressa Alessandra, l'ha espressa Maddalena. Direi quindi che siamo pronti a partire, avendo finito gli interventi istituzionali, quindi Eric, se sei pronto col video, direi di andare.
Lavori nella meeting industry? Da oggi puoi certificare la tua professione di Meeting and Event Manager. Con la certificazione favorisci il riconoscimento dell'intero settore degli eventi e rendi più competitiva sul mercato l'impresa in cui lavori. La certificazione ha infatti valore internazionale e nei bandi di gara è sempre più richiesta la presenza di figure professionali certificate. Per certificarsi è necessario sostenere l'esame presso il centro di esame autorizzato. Le associazioni di settore Federcongressi ed Eventi e MPI Italia Chapter sono centri di esame autorizzati a rilasciare la certificazione professionale grazie alla convenzione sottoscritta con Intertek, multinazionale accreditata presso Accredia. La certificazione professionale si ottiene superando l'esame che si basa su 3 prove, 2 scritte e una orale. L'esame comprende le 5 fasi di attività del meeting ed event manager: presidio del mercato, progettazione, organizzazione pre-evento, svolgimento evento e gestione post, e le 3 attività trasversali: comunicazione, gestione economico-finanziaria, safety and security. All'esame possono accedere i professionisti in possesso di prerequisiti relativi agli anni di esperienza professionale in base al livello di istruzione e la partecipazione a corsi di formazione specifica. La norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica di UNI Ente Italiano di Normazione. Fa parte del Corpo Normativo Nazionale e della UNI 11786. Più Meeting and Event Manager certificati, più valore per la Meeting Industry. Questo è il video di presentazione di tutto il progetto e direi che adesso è proprio ora di tuffarci un po' nei tecnicismi di questo tavolo di lavoro che ha portato a questi risultati. Non vi spaventate, perché i tecnicismi sono abbastanza insomma, specifici, e credo che non ci fosse nessuno meglio di questo compagno di viaggio che ha lavorato al tavolo con noi per diversi anni per poterveli spiegare. Quindi lascerei subito la parola a Franco Fontana di Intertek. Franco è responsabile delle certificazioni per i servizi alle persone per il Sud Europa per Intertek. E non vi spaventate appunto dal linguaggio super tecnico, dopo vi prometto saremo più leggeri, ma Franco, questo è il suo ruolo e ci ha aiutato tantissimo, e senza questa sua diciamo guida ferrea non saremmo arrivati dove siamo. Quindi Franco, a te la parola. Ciao a tutti e soprattutto grazie a Federcongressi MPI, perché comunque anche loro sono stati ottimi compagni di viaggio. Li ho assillati con i miei tecnicismi e vi condivido una presentazione in modo che possiate vedere il tutto. Ok, spero si veda il tutto. Allora, sì, compagni di viaggio da inizio, perché il tutto è partito veramente tanti anni fa. Io ero membro, anzi sono membro della commissione U06, che è la commissione proprio sulle professioni che segue tutte le norme di certificazione. Scusate, ma ecco, non andava avanti. Intertek è una multinazionale, siamo tra i più grossi enti al mondo, siamo accreditati ovviamente a Credia, siamo soci uni e quindi seguiamo molti tavoli di lavoro. E ringrazio soprattutto anche non solo voi partecipanti, perché c'eravate tutti voi, perché siete tutti soci di 2 associazioni che hanno partecipato al tavolo e vi hanno rappresentato. Ringrazio anche Giacomo Riccio, che era il coordinatore del gruppo di lavoro UNI. Quindi fondamentale anche il suo supporto, soprattutto nella fase un po' di ripartenza. E quindi come Intertek fin dall'inizio abbiamo seguito questo contesto legislativo e normativo, perché fare una norma UNI sulle professioni vuole dire entrare nel mondo della legge 4, delle professioni libere, quindi quelle non regolamentate, non riservate. Dietro la legge 4 c'è un'altra legge, ve le cito perché è inutile che stia a spiegarle, ma decreto legislativo 13 sulla formazione non formale, che è stato pubblicato una settimana dopo la legge 4, il regolamento europeo che dà i poteri da Credia per gli accreditamenti,
e ovviamente il decreto legislativo 231 per tutta una serie di aspetti anche correlati alla responsabilità del datore di lavoro. Questa è la norma, questa è proprio la foto di quello che c'è sul sito di Uni. La norma è pubblica, è in vigore, è stata pubblicata a maggio. Quindi rimarrà in vigore finché non ci sarà una revisione, perché ci sarà una revisione tra 5 anni, tutte le norme dopo 5 anni vengono revisionate. Quindi il gruppo si ricostituirà. I vantaggi della certificazione. I vantaggi della certificazione sono tanti. Il primo però che io cito, perché secondo me è il più importante, è l'ego. Siamo nel mondo delle professioni libere, nessuno deve certificarsi per diventare un meeting event manager, perché lo siete già. La certificazione è un sistema di conferma di una professionalità che non è autoreferenziale e quindi è in mano a un ente terzo, in questo caso Intertech, che è un ente di certificazione, che come vedete sulla sinistra c'è un facsimile proprio del certificato, ha all'interno del certificato anche il logo Accredia e questo ne dà la validità ai sensi della legge 4 e poi riporta il nome e cognome della persona. Il ruolo, la vostra norma definisce un solo profilo, ci sono norme che ne hanno 5, 6, addirittura 15 all'interno, e poi c'è il riferimento a norma. Quindi per voi, meeting e event manager. Questo comporta anche un altro valore importante, che è essere perfettamente in linea con la legge 4. È vero che la professione è libera, ma la legge 4 dice anche che in caso di presenza di una norma, il professionista può certificarsi, quindi è uno strumento veramente interessante. Poi ci sono gli aspetti di marketing personale, di branding personale, di tutta una serie di diciamo aspetti legati proprio alla promozione della propria professionalità, ma c'è anche un aspetto legato al concetto e qui il legame alla 231 di culpa in eligendo, ovvero ho eletto la persona giusta del mio team o della mia azienda o del mio progetto a gestire un meeting, ecco, quella è la culpa in eligendo, ovvero aver eletto la persona giusta. Culpa si presuppone solo quando poi c'è un problema e quando interviene, diciamo, un PM o simile. L'altra cosa molto interessante, che vedremo dopo proprio nello specifico, che sarà il chi si certifica vede il proprio nome all'interno del registro pubblico di Accredia. I lucidi saranno a disposizione, quindi proseguo. Un piccolo tecnicismo, anzi qualche tecnicismo, la norma e la certificazione è legata alla certificazione delle persone. Non è una qualifica professionale, solo lo Stato rilascia la qualifica professionale. Non è un'attestazione, l'attestazione le rilasciano le associazioni iscritte alla sezione 4 del MISE, non è un accreditamento, per quello fa Accredia, ma è un certificato professionale rilasciato da un ente accreditato Accredia 17024 per la specifica norma 11786. Ci sono tanti organismi accreditati 17024, ma bisogna esserlo sulla specifica norma, se no non si può mettere il logo Accredia nel certificato. Un'associazione regolarmente iscritta può rilasciare quello che dicevo prima, l'attestazione. L'altra cosa molto importante, come detto prima, la qualifica professionale la lascia solo lo Stato e in base all'Atlante nazionale, e il profilo del Meeting Event Manager non è presente in questo Atlante, cioè quella, non so, dell'organizzazione delle fiere, ma non è il meeting e event manager. Quindi solo le certificazioni su base norma hanno validità per la legge 4. Questo è proprio un estratto della legge 4, che vi fa vedere dove è riportato, è nell'articolo 6 della legge, e questo è proprio il sito dove suggerisco di andare, basta mettere MISE professioni su Google e arrivate su un mondo che dovreste conoscere, perché è il vostro mondo dove ruota la vostra professione ed è fondamentale poterci, diciamo, navigare dentro e saperla spiegare anche ai vostri clienti, quindi ai vostri committenti, a tutti gli stakeholder. Questo invece è il sito di Accredia,
che è l'ente che autorizza noi di Intertech a emettere le certificazioni. E qui si vede chiaramente questo registro pubblico di cui parlavo prima. Compare nome e cognome delle persone, compare numero di registro, compare chi è l'ente di certificazione, ma soprattutto compare che è un meeting event manager certificato secondo la norma 11786. Ed è, diciamo, è il parallelo dell'albo professionale, perché dove non c'è albo c'è il registro di accredi in presenza di norma, ovviamente se le certificazioni sono sotto accreditamento. Questo è il processo di certificazione. Prima si crea la norma, c'è poi un'attività formativa specifica, c'è poi la parte di domanda di certificazione, c'è l'esame, dopo verrà spiegato, ma c'è poi un'ulteriore attività che è in capo ovviamente a Intertech al 100%, che è l'emissione del certificato, la delibera, ma soprattutto l'iscrizione del nome del professionista sul sito di Accredia. Questo è il punto più importante perché, ripeto, è quello che conferma la certificazione della persona. Non è solo il mio certificato, ma è il fatto che chiunque possa andare sul sito di Accredia e andare a prendere la verifica e l'evidenza di questo tipo di risultato. Quindi dimostrarlo non solo con un foglio, ma dire ai clienti: vai pure sul sito pubblico di Accredia, vedrai che c'è il mio nome registrato. Per qualsiasi informazione, quello è il sito di Intertech, e lascio la parola agli altri che mi seguono, gli altri relatori, che spiegheranno, forse con qualche tecnicismo in più, i passaggi proprio per la certificazione, quali sono i requisiti d'ingresso e via dicendo. Grazie, grazie Lorenzo, a te. Grazie, grazie mille Franco. Io vi avevo avvisato che sarebbe stato un intervento piuttosto tecnico, ma potete capire, immaginare in un percorso così anche formalmente complesso quanto fosse necessario e utile poi allo sviluppo dello stesso avere un partner come Intertech e in generale, e poi Franco ovviamente come persona seduta al tavolo. Benissimo, quindi grazie mille Franco e grazie a Intertech per averci accompagnato in tutto questo percorso. Adesso direi di passare invece ai contenuti tecnici, ma con meno tecnicismi forse, e vi presento altri due compagni di viaggio di questo tavolo. Francesca Scuteri, che è responsabile del progetto di certificazione del Meeting and Event Manager per Federcongressi ed Eventi. Francesca credo sia una delle persone che siede al tavolo da 5 anni, quindi proprio dagli albori anche lei. E poi a seguire Luca Vernengo, che è presidente elect di MPI, Italia Chapter, con cui anche con lui insomma, abbiamo lavorato tanto in questi ultimi anni. Quindi Francesca, passerei la parola a te. Grazie. Grazie a tutti per la vostra numerosa partecipazione, grazie a Federcongressi per questo importante incarico di responsabile di questo progetto di certificazione. E ora vorrei tradurre i tecnicismi di Franco nella pratica, nel senso vorrei raccontarvi molto brevemente come si è sviluppato il progetto di certificazione del meeting manager. Quindi anch'io condivido una mia presentazione, così vi racconto quindi come siamo arrivati qui oggi. All'interno del contesto normativo legislativo che ci ha indicato Franco, abbiamo sviluppato il percorso di certificazione del Meeting and Event Manager attraverso 3 fasi principali. La prima, che è quella di normazione, appunto ci ha visto partecipi Federcongressi, MPI, la stessa Intertech e anche AISE come Associazione Italiana di Sicurezza Sussidiaria e altri interlocutori interessati alla figura professionale partecipi attorno a un tavolo di lavoro UNI per individuare quello che è un profilo professionale che è descritto da un'attività che la figura deve svolgere e dal sistema delle sue competenze. E lo si fa attraverso la ricerca del consenso tra tutti i partecipanti che fanno parte del gruppo di lavoro.
Ecco, e questo lavoro è cominciato attorno al 2015, ha avuto una svolta diciamo nel 2017 e siamo arrivati al 7 maggio ad avere la pubblicazione dopo la fase di istruttoria pubblica, è stata approvata dalla Commissione Tecnica Centrale di Uni, quindi esiste la norma di riferimento. Un attimo un focus sulla metodologia utilizzata. Come si lavora per la descrizione di una norma, di un profilo professionale? Ci si concentra esattamente sul processo di lavoro che questa figura deve svolgere. Quindi per noi ha significato individuare quello che è il processo di lavoro, di organizzazione di un evento. E come vedete da questa videata, noi abbiamo individuato un processo macro organizzato in 5 fasi consecutive, che sono presidio del mercato, progettazione, organizzazione pre-evento, svolgimento dell'evento e gestione post-evento. A ognuna di queste fasi corrisponde un output, un risultato finale che poi è l'innesto per l'attivazione della fase seguente. In parallelo con queste 5 fasi del macro processo di organizzazione dell'evento, abbiamo individuato 3 attività trasversali che accompagnano in parallelo il processo, che sono appunto comunicazione, gestione economica finanziaria, safety e security. All'interno di questo schema, quindi, di gestione del processo lavorativo, abbiamo definito dei compiti, cioè le attività che il meeting and event manager deve essere in grado di gestire per svolgere il suo lavoro. Questi compiti o attività sono poi stati descritti da una serie di conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro. Come vedete da questa schermata, non ci sono riferimenti a tipologie di eventi gestiti, non ci sono specificità legate al settore di riferimento, ma è una figura molto neutra, applicabile e valida per qualsiasi tipo di evento. Quindi siamo rimasti a un livello molto alto, astraendolo da quello che possono essere le specificità legate alla parte più operativa. Qui si finisce il lavoro di normazione, quindi la prima fase del progetto con la definizione della norma che contiene questa descrizione di questo profilo con tutto il suo elenco di competenze che deve possedere. Nella fase seguente di progettazione, oltre ad aver costituito i centri d'esame grazie appunto alle convenzioni firmate con Intertek, per cui sia MPI che Federcongressi sono diventati centri d'esame, nel senso che possono organizzare ed erogare prove di valutazione per la certificazione, abbiamo costruito tutto un sistema di valutazione che in questo caso invece scende nel concreto e va a valutare, a verificare il possesso di quelle competenze che abbiamo indicato nella norma, facendo una serie di domande specifiche ma molto pratiche e operative, legate quindi al processo di lavoro che è stato la base portante di tutta la norma. Per arrivare infine alla terza fase, quella di oggi, di certificazione, dove i centri d'esame sono pronti per organizzare le sessioni d'esame e per gestire il processo successivo, perché la norma, ho già visto che qualcuno poneva delle domande nella chat, non è l'ottenimento di un certificato, quindi di un pezzo di carta, così come quando si fanno percorsi di certificazione aziendale, quindi certificazione ISO, è un percorso permanente, così anche la certificazione del meeting ed event manager è un percorso che prevede in sequenza anni di mantenimento e di rinnovo. Per accedere alla certificazione, i candidati che intendono partecipare alla sessione d'esame dovranno fare domanda allegando della documentazione, tra cui il loro curriculum, perché verrà fatta, come già abbiamo ascoltato nel video di presentazione, una verifica dei prerequisiti che si basa sul titolo di studio ottenuto, sull'esperienza professionale che è proporzionata in base al livello di istruzione scolastica e a una formazione specifica attinente a ambiti
specifici del nostro settore di riferimento. E, verificati i prerequisiti, quindi si può partecipare all'esame e superato, si passa alla fase di delibera di emissione del certificato, che è compito attività specifico di Intertech, che certifica quindi la professione, per poi passare nell'ultima fase alla pubblicazione sul registro pubblico di Accredia, come ci ha illustrato precedentemente Franco. Per la parte di mantenimento e di rinnovo bisognerà dare evidenza di continuare a svolgere il ruolo del Meeting and Event Manager, oltre a partecipare a corsi di formazione di aggiornamento continuo, quindi sono richieste almeno 16 ore di formazione all'anno, e dare evidenza anche della corretta gestione o assenza dei reclami. Questo per quanto riguarda la certificazione. Ecco, sia Federcongressi che MPI, Federcongressi col supporto del Learning Center, MPI con il supporto del VP Education Luisa Bianco, hanno poi lavorato all'impostazione di un percorso di formazione a supporto. Le due cose però sono nettamente separate, nel senso che chi si occupa di formazione non può essere coinvolto come esaminatori, sono due ruoli ben distinti ed è importante che ci sia questa separazione per un discorso di coerenza e di coerenza di tutto l'impianto. Per cui sono state ipotizzate delle sessioni di studio, giornate di preparazione all'esame con simulazione delle prove d'esame, piuttosto che approfondimenti tematici, quindi seminari in pillole per approfondimenti su aree utili sia per la preparazione all'esame, ma anche per quel famoso mantenimento che vedevamo prima, fruibili su piattaforma FAD. Ecco, prima di passare la parola a Luca Vernengo, ci tengo a sottolineare che anche questi aspetti di formazione sono coerenti con quanto indicato nella norma, quindi fanno sempre riferimento al nostro processo e al nostro sistema di competenze che abbiamo scritto dentro la norma. Per cui è importante capire che in tutto la organizzazione e lo sviluppo di questo progetto c'è una grandissima coerenza che è data da un mestiere che deve essere svolto da persone che devono avere un bagaglio di conoscenze e abilità che ne garantiscano anche sul mercato la loro qualità. Poi altro elemento per me importante è sottolineare come queste figure professionali non sono presenti solo dentro realtà che operano in qualità di PCO, ma sono figure che sono trasversali, presenti in tutte le aziende della filiera, per cui sedi, società di servizi e consulenza vicine e presenti nella filiera, comunque hanno questa figura professionale all'interno. Grazie, passo la parola a Luca Vernengo, che approfondisce gli aspetti legati all'organizzazione dell'esame. Grazie Francesca. Allora io ringrazio anche tutti voi di nuovo essere qui presenti e condividerò anch'io un attimo il mio schermo per alcune slide da farvi vedere. Allora. Ups. E siamo andati sulla parte sbagliata, ecco, perfetto. Eccoci qua. Allora, vorrei raccontarvi un pochettino più in concreto in che cosa consiste la certificazione Meeting and Event Manager. Però prima concedetemi ancora qualche istante per terminare il racconto di come siamo arrivati a questo esame. Quindi da quando è stata approvata la norma a maggio abbiamo istituito un gruppo di lavoro insieme appunto a Federcongressi in Eventi, MPI Italia Chapter, all'interno del comitato di schema di Intertech per predisporre il materiale tecnico, didattico e di valutazione degli esaminandi. Ci siamo riuniti settimanalmente per 6 mesi per riuscire ad organizzare le prime prove pilota dell'esame ad ottobre e far approvare quindi le modalità di erogazione dell'esame e di valutazione ad Accredia, cosa che è prontamente avvenuta e quindi anche dopo
avremo la testimonianza di due persone che si sono accreditate con, in questi esami, i primi esami. Come sono articolati gli esami? Allora, praticamente si svolge quindi in due fasi. In primis la verifica dei requisiti minimi richiesti, come ha già detto Francesca, ovvero quello di avere 3 anni di esperienza se si è in possesso di una laurea, 5 anni di esperienza professionale se si è in possesso invece del diploma di maturità e anche 7 anni di esperienza se invece si è in possesso di un diploma di scuola media e avere almeno 60 ore di formazione specifica negli ultimi 5 anni. L'esame poi sverte su 3 prove, di cui 2 scritte e 1 orale, relative alle attività, le 5 attività del Meeting and Event Manager, le 3 attività trasversali descritte nella norma, che ripetiamolo, tanto non guasta, il presidio del mercato, progettazione, organizzazione pre-evento, svolgimento dell'evento, gestione post-evento e le attività trasversali di comunicazione, gestione economico-finanziaria, security e safety. La struttura poi dell'esame con la prima prova scritta che sarà composta da un questionario a risposta multipla con 70 domande con 3 risposte chiuse. Passato la prima parte scritta ottenendo un minimo punteggio, correggimi Franco, mi sembra 70% di risposte corrette, e poter passare alla seconda prova scritta dove ci sarà un'analisi di 2 scenari concreti, pratici e con 3 possibili soluzioni da poter valutare. Anche questa è una prova ostativa, ovvero se si passa questa seconda prova scritta si può passare quindi al colloquio orale finale, che sarà circa di una 30 minuti, con un'analisi delle esperienze pregresse del candidato, l'analisi del curriculum, una verifica e approfondimento di conoscenze e abilità, eventualmente se ci sono state delle risposte non perfette o parzialmente sbagliate per la parte dei casi pratici del seconda prova scritta, e verifica anche delle competenze trasversali, quindi comunicazione, gestione economica finanziaria, security and safety, e delle capacità relazionali del candidato. Allora, quando ci saranno e dove si potranno svolgere questi esami? Allora, in questo periodo qua c'è il calendario, quindi il primo esame sarà il 21 gennaio, quindi presso il centro esame di Federcongressi in Eventi, che in questo caso, come anche per quello che riguarda la seconda sessione, quella del 22 marzo, gestita dal centro esame di MPI Italia, si svolgeranno assolutamente online, visto la situazione. Poi ci sarà una terza prova in estate, a giugno del 2021, e una quarta ad ottobre del 2021. Come vedete, stiamo parlando anche di study session, di cui ha già parlato Francesca, che si svolgeranno prima di questi esami, per chi volesse usufruirne, perché naturalmente stiamo parlando di scelte, scelte personali, professionali, non è che uno deve per forza seguire la study session per poter dare l'esame, ho visto nella chat che ci sono alcune domande anche riguardo a se siete voi che fornirete le 16 ore di formazione annuali. Allora, naturalmente sì, noi potremmo fornirla, però non è assolutamente obbligatorio che questa formazione provenga da MPI Italia o da Federcongressi in Eventi. Noi saremmo ben lieti di accogliervi, però non è obbligatorio, sono scelte personali. Passiamo anche alle tariffe, che credo che sia importante poter sapere, quindi quali sono i costi che sono involved. Allora, scusate, sono tornato indietro. Ecco, allora, tariffe sia per l'esame, per il mantenimento, per il rinnovo. Allora, le quote per i non soci per l'esame di certificazione di 500 euro, 200 euro invece per il mantenimento annuale della certificazione. Come diceva Francesca, il mantenimento non ci sarà un esame per il mantenimento, ma ci sarà da dimostrare le 16 ore di formazione specifiche svolte nel corso dell'anno, e poi per il rinnovo al terzo anno della scadenza 400 euro.
per invece i soci di MPI Italia, Charter e Federal Congress in Eventi, cioè, grazie alla convenzione con Intertech, c'è una tariffa scontata del 50%, ovvero 250 euro per l'esame di certificazione, 100 euro per il mantenimento annuale e 200 euro per il rinnovo della certificazione alla scadenza del terzo anno. Abbiamo anche stabilito delle tariffe per quello che riguarda le study session, quindi la formazione che si svolgerà prima, circa un mese prima, due settimane prima, in base a quelle che sono le date dell'esame stesso. Sarà una giornata intera di lavoro, ovvero sei ore di formazione, che costerà 175 euro per quel che riguarda i soci di MPI Italia e di Federcongressi Eventi e 200 euro per i non soci, mentre per quel che riguarda l'approfondimento sui seminari in pillole, che saranno degli approfondimenti su le attività trasversali, alcune delle attività trasversali della norma e su una parte o delle attività del Meeting and Event Manager, avranno un costo di 75 euro cada pillola, che durerà più o meno una novantina di minuti cada uno e che saranno disponibili sempre a partire dall'anno prossimo sui siti delle nostre associazioni on demand, cioè 75 euro per i soci e 100 euro per i non soci. Avrei terminato qui la presentazione. Volevo aggiungere anch'io qualche cosa riguardo, appunto, abbiamo parlato di tecnicismi, però naturalmente i tecnici sono assolutamente essenziali, però quello che è fondamentale è la professionalità del nostro settore, e questa è una grandissima opportunità per tutto il settore. È un'opportunità, quello soprattutto anche della formazione continua, che quindi avremo questa scelta, possibilità, perché naturalmente sono sempre delle scelte, nessuno, niente è imposto, come diceva anche Franco, non è che qualcuno deve per forza certificarsi, sono delle scelte professionali che mi auguro tanti sceglieranno di fare. Io poi sono entrato in questo gruppo di lavoro abbastanza recentemente rispetto a quello che è il percorso che c'è stato, perché è nato appunto addirittura 30 anni nel 2013, percorso che è stato seguito dai presidenti, ma nella commissione UNI anche il fondatore di MPI Italia, Rodolfo Musco, che quindi ha portato avanti parecchio quello che riguarda la struttura di questa certificazione. Volevo appunto solamente aggiungere anche questo e ripasserei la parola anche a Lorenzo. Perfetto, perfetto. Grazie mille Luca, chiarissimo. Scusate, stavo anche guardando la chat in fervente attività. Ovviamente poi alla fine della presentazione abbiamo tempo per un po' di domande e risposte, e quindi riprenderemo alcuni temi eventualmente non fossero stati chiariti. Mi sembra intanto importante... Vabbè, allora facciamo così. Andiamo avanti con le prossime due persone che avevamo in lista, che avevamo piacere di far intervenire per raccontarvi un po' il valore che hanno percepito da questa certificazione ed il motivo per cui si sono rese disponibili a partecipare a queste sessioni di pilota di queste prove d'esame. E dopodiché, finiti questi due interventi, andremo a chiarire ulteriori eventuali dubbi ci fossero anche in base a tutto quello che sta passando nella chat. Allora, le due persone a cui mi riferivo sono Luisa Bianco, che è Bid Office Manager per AIM Group International, e Irene Bortolotti, che è cotitolare di Planning Congressi. Quindi partirei da Luisa, a te la parola. Grazie Lorenzo, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere poter condividere con tanti colleghi e tanti professionisti questa esperienza che ho affrontato e dare la mia testimonianza. E la prima affermazione che mi viene davvero spontanea, la primissima, è che sono naturalmente molto contenta, molto orgogliosa di aver raggiunto questo traguardo e di aver ottenuto questa certificazione. E ho sostenuto questo esame, è un esame
molto ben strutturato, un esame impegnativo, perché in effetti bisogna riconoscerlo, nel quale ho messo in campo tutta la mia competenza acquisita nel corso degli anni, lavoro da tanti anni nella meeting industry, e quindi il fatto di aver potuto certificare la mia abilità, la mia competenza e la mia conoscenza è stato un traguardo davvero molto importante per me. Come è stato detto anche dai relatori che mi hanno preceduto, è un valore che arricchisce ovviamente il mio curriculum, e quindi dal punto di vista personale un traguardo raggiunto, è un valore che io stessa percepisco per la mia azienda, perché è ovvio che un'azienda che ha delle figure professionali certificate rappresenterà comunque avrà un valore in più anche sul mercato, e non ultimo il valore che potrà avere per i miei clienti, i clienti che sono oggi come oggi sempre più esigenti, e quindi per loro sarà sicuramente una garanzia sapere che si avvalgono di figure professionali con delle competenze e un'identità professionale riconosciuta. Quindi direi un triplice valore sotto tutti i profili. Non ultimo, vorrei anche sottolineare che comunque questo rappresenta un titolo che possiamo esibire in circostanze anche ben specifiche. Io mi sono trovata più volte nella gestione di bandi di gara internazionali a leggere che fosse richiesta appunto la presenza di figure professionali certificate. E il fatto di poter esibire ora questo titolo rappresenta quindi una possibilità in più di accrescere il nostro business, di poter ottenere, di poter vincere dei bandi di gara e quindi di acquisire altri eventi. Io sono, come è stato detto, inserita in una realtà che è quella di AN Group, quindi un PCO, però questo non vuol dire che non sia fondamentale per altre figure professionali che fanno parte di altre aziende, altri settori, perché come sappiamo la meeting industry si avvale di professionalità dalle molteplici competenze, tutte che concorrono poi a formare appunto la professionalità di un meeting e di event manager. Quindi il mio è veramente una testimonianza positiva, ho affrontato l'esame con una notevole, direi, scarica adrenalinica, perché effettivamente mi è sembrato di tornare indietro all'università e mi ha fatto piacere, sono davvero molto orgogliosa e mi auguro che moltissimi riescano ad affrontarlo e a decidere di ottenere questa certificazione. Grazie. Grazie. Grazie a te Luisa, grazie mille. E passerei subito la parola a Irene. Prego. Grazie Lorenzo. Leggevo in chat che qualcuno chiedeva tre motivi per sostenere questo esame. E io me ne ero segnati casualmente non tre, ma sei. Tre sono motivi personali, quindi c'è qualcosa che arricchisce me personalmente, che è un attestato della mia professionalità, di quello che io ho acquisito in tanti anni di esperienza e che di fatto, non esistendo nessun tipo di percorso ufficiale di formazione nel nostro settore, è fondamentale, perché comunque è un'esperienza che a questo punto io posso documentare con un titolo e che mi va anche a dare valore al curriculum, anche se sono titolare di un'azienda, quindi non penso di andarmene, però lo stesso come riconoscimento, anche come mia personale raggiungimento, è molto importante. E il terzo motivo personale è quello del rinnovo, perché il fatto di dover comunque sostenere periodicamente un rinnovo e una revisione delle competenze obbliga ad un aggiornamento che altrimenti si tende a non fare. E mi sono resa conto, quando ho partecipato all'esame, che anch'io, confermo quello che dice Luisa, ho affrontato con un certo timore anche, non sapevo bene che cosa aspettarmi, e in effetti è stato abbastanza difficile e che verte su tantissimi argomenti e moltissimi ambiti del nostro lavoro, che è complesso, è multisfaccettato, di cui magari non mi occupavo più o non mi sono mai occupata, quindi mi ha costretto un pochino anche a ripensare alla mia preparazione in altri settori e quindi a allargare un pochino l'ottica, che se no è focalizzata su quello che si fa. In alcuni casi ci si settorializza e questo non è mai
mai positivo neanche per la propria autostima, perché si fa sempre la stessa cosa. In questo modo si è costretti a guardare anche un po' oltre il proprio orticello. E poi ho pensato a tre motivi invece proprio vitali per il settore, che sono: uno, un innalzamento complessivo della preparazione degli addetti di tutta la filiera, quindi non solo degli organizzatori di congressi, ma di tutti i lavoratori del settore degli eventi, della meeting industry, che è appunto molto complessa. Quindi questa cosa garantisce, ed è il secondo motivo, i clienti di comunque trovare degli interlocutori con una preparazione che è in qualche modo è una base comune, per cui si presume che certe cose siano note, cosa che non sempre accade a livello di anche aspetti magari più contrattuali, legislativi, che in molti casi non sono conoscenze così diffuse. Invece per molti nostri clienti è fondamentale sapere che i propri interlocutori sono preparati e sono consapevoli anche di questi aspetti più noiosi, ma a cui a qualche punto ci si deve raffrontare. E sempre il discorso della verifica periodica anche per il settore, che costringe un po' a mantenere un livello anche di aggiornamento sempre aggiornato, quindi obbliga il settore complessivo a mantenersi sempre coerente con i mutamenti che nel nostro settore sono tantissimi, perché viviamo tra regolamenti e normative, a volte anche contrastanti, che cambiano anche spesso. Quindi il fatto di essere aggiornati è importante non solo per il singolo, ma per il settore in generale. Quindi per me è stata un'esperienza molto positiva e spero che siano in tanti a aderire e a farla. Mi sembra l'interesse sia notevole, quindi spero che segua una disseminazione di certificati di Meeting and Event Manager. Grazie. Perfetto, grazie mille a tutte e due per la testimonianza, devo dire molto utile, ho visto anche in chat, è stata molto apprezzata, credo che abbia toccato proprio le corde giuste per far capire, no? L'importanza oggettiva e anche soggettiva, se volete, di questo percorso. Ci sono tantissime domande. Allora, vi dico, siccome il tempo è tiranno, come sempre in questi casi, da domani, sia sul sito di MPI che sul sito di Federcongressi, ci saranno tutte le informazioni riguardanti l'esame e la formazione, insomma tutto quello che, buona parte di quello che state chiedendo. Da domani sono live, se non addirittura da stasera, ma prendiamoci un qualche ora in più di pazienza. Invece alcune domande cerchiamo di rispondere subito, passerei la parola a Francesca per chiarire il discorso delle ore di formazione o per l'accesso all'esame. Francesca. Allora sì, come prerequisito è indicato nella norma l'aver maturato nei 5 anni precedenti l'esame un totale di 60 ore di formazione. E su che tematiche? Quelle afferenti agli ambiti indicati nella norma, cioè afferenti agli ambiti di lavoro delle meeting and event manager. Non è richiesta la partecipazione a un unico corso della durata di 60 ore, ma possono essere state collezionate ore spacchettate in moduli formativi su diverse tematiche che hanno a che fare con l'attività del meeting manager. Le 16 ore di mantenimento, anche queste non è indicato che devono essere svolte su determinate tematiche specifiche, ma ogni candidato e ogni persona certificata a questo punto, perché se si tratta di mantenimento è già certificata, può scegliere di approfondire determinati argomenti. L'importante è che dimostri di avere effettuato questo percorso di aggiornamento con un monte ore minimo di 16 ore l'anno, che sono le classiche 2 giornate di formazione. Perfetto.
corretto. Quindi, Francesca, per esempio, se andiamo all'Abitto, all'IMEX e partecipiamo a un'ora di formazione trasversale, piuttosto che facciamo un webinar sul Green Event Management, sono esatto. Tutte cose che possiamo utilizzare. Esattamente, sono tutte cose che fanno curriculum, in questo caso fanno prerequisito del monte ore di 60 ore. Poi ho visto qualcuno che scriveva nella chat informazioni su se esiste una bibliografia, se esistono dei riferimenti, dove trovare la norma. La norma è acquistabile sul sito UNI. Scaricabile direttamente dal loro sito. Come prepararsi per l'esame? Noi proponiamo appunto una study session che prevede appunto un'illustrazione di come è impostato l'esame e quindi un approfondimento su quelle che sono le aree di competenza di questa figura professionale. Ovviamente c'è anche una bibliografia ricca di informazioni e spunti, ma molto pratici, molto concreti, perché come spiegavo prima siamo passati dalla figura idealizzata, descritta dentro la norma, legata a quel processo di organizzazione dell'evento neutro, a casi concreti necessariamente. Dobbiamo sondare la capacità e dimostrare che le persone hanno le competenze necessarie per svolgere questo mestiere, per cui ovviamente si scende nel pratico e nel concreto. Ottimo, grazie Francesca, credo che questo aspetto l'abbiamo chiarito e alleggerito. C'era un'altra domanda che mi pareva curiosa, la relazione quindi tra la certificazione in Meeting and Event Management che stiamo presentando, la relazione tra questo e magari altre certificazioni internazionali date dalla, per esempio da MPI, il programma CMM piuttosto che CMP. Forse Franco ci voleva dare qualche informazione a questo riguardo? Ma sì, allora, per la legge 4 a livello nazionale purtroppo valgono solo le certificazioni su base norma e quindi sulle norme pubbliche, quindi le UNI o le N o le ISO. È ovvio che questo non significa che le certificazioni già in essere non abbiano validità, anzi diventano uno strumento a mio avviso potentissimo per dimostrare la famosa esperienza e quindi i titoli pregressi e anche i corsi pregressi, perché comunque per avere una certificazione CMM o CMP non te la regalano, cioè ci deve essere tu un percorso prima per passare l'esame, quindi sono strumenti che nel caso di MPI oltretutto vengono riportati anche nell'attestazione che MPI può rilasciare in quanto iscritta alla sezione 4. Quindi hanno sicuramente un valore nella parte di curriculum per dimostrare la parte di formazione informale, quindi l'esperienza. E quindi sono fondamentali a mio avviso in molti casi. Se no ci devono essere altri tipi di dichiarazioni, incarichi di lavoro, contratto di assunzione o fattura, eccetera, per dimostrare all'ente di certificazione che in effetti ci sono i 5 o i 3 anni di esperienza a seconda del titolo di studio. Però ecco, sono alla luce della legge 4, purtroppo, perché non siete gli unici, esistono anche tutte le varie certificazioni, faccio un esempio, quelle Microsoft, per chi è professionista nell'ambito informatico. La legge 4 non hanno validità, quindi questo è un paletto che va messo il Ministero quando è stata scritta la legge. Ecco perché negli ultimi anni abbiamo visto ormai un'ottantina di norme uscire da UNI, e motivo per cui l'avete fatta anche voi come MPI, come Federcongressi. Ok, grazie Franco. Ti chiedo un'altra cosa, visto che ti ho a tiro. Sempre in chat c'è ancora un po' di dubbi riguardo queste ore che dobbiamo maturare di esperienza, no? Le 60 ore per poter avere accesso all'esame. Qualcuno giustamente dice sì, però io magari non ho raccolto un attestato, una ricevuta, qualcosa. Come possiamo fare un'autocertificazione? Allora, come possiamo dimostrare? Sicuramente in Italia esiste la 445 per le autodichiarazioni e autocertificazioni, quindi quella si può usare. Non è ben vista da Accredia, vale molto di più se questo tipo di dichiarazione proviene dal datore di lavoro, cioè se qualcuno per me, il mio capo, dica guarda, Franco Fontana ha fatto questi aggiornamenti negli anni su questi argomenti, dove ci sono gli attestati ovviamente vanno benissimo,
però il concetto chiave che vorrei precisare è la certificazione su base norme ai sensi della legge 4 non è un sistema di accesso al mondo del lavoro, è un sistema di conferma di una professionalità. Ecco perché c'è il requisito di apprendimento formale, quindi il titolo di studio che per voi è definito in EQF4, quindi almeno il diploma di scuola media superiore, cioè studiate di scuola superiore, oppure anche la laurea, ma ovviamente cambia l'esperienza, cioè se hai requisito di laurea, l'esperienza non è più necessaria, che sia di 5 anni ma di 3 anni. Ma poi ci deve anche essere l'apprendimento non formale, che è la formazione che fate con un corso, con un seminario. Questo oggi, per esempio, ha validità di un credito, perché è un'ora un credito. Questo è come funziona in questo settore. E quindi i 60 crediti formativi sono fondamentali per accedere, ma devono essere stati ottenuti negli ultimi 5 anni alla data di richiesta della certificazione. E ripeto, qualsiasi tipo di corso, ma afferente all'ambito lavorativo del meeting e event manager. Poi c'è il mantenimento annuale di 16 ore e qui interviene quel decreto che ho citato, decreto 13/2013, sul long life learning, quindi sulla formazione continua dei professionisti di qualsiasi tipo, vale per le professioni libere, riservate, regolamentate, vale per tutti. Ottimo. Grazie mille Franco, ci sono ancora tantissimi messaggi e va bene, vedrete che sarà tutto più chiaro poi quando farete anche riferimento ai siti internet, troverete un sacco di informazioni. Leggo qualcuno al volo, la norma UNI, sarebbe bello averla tutta a disposizione, non ce l'abbiamo nemmeno noi, la dobbiamo comprare anche noi se la vogliamo scaricare. Tra l'altro dovete andare sul sito UNI, la trovate lì, va acquistata e tra l'altro viene scaricata in un formato super criptato, nel senso che non riuscite neanche a inviare il PDF a qualcun altro, nel senso è proprio previsto che sia così. Purtroppo questo non è volere di Federcongresso di MPI, questa è UNI che gestisce, è il proprio valore, quindi lo gestiscono loro in questo modo. Mi viene detto anche magari qualche chiarezza in più sulla study session, cioè il percorso formativo, che adesso stiamo collaborando nella definizione delle date, degli ultimi contenuti, ma la study session è una giornata intera di formazione dove chi si iscriverà all'esame, intanto è assolutamente facoltativa, nel senso uno si può iscrivere all'esame e andare all'esame da solo, senza avere una formazione o di Federcongressi o di MPI o congiunta. La study session invece che stiamo preparando è un aiuto per arrivare all'esame in maniera un pochino più preparati, quindi una mezza giornata dedicata a quello che Francesca ha un po' presentato pochi minuti fa, no? Quindi come è stata costruita la norma, quali sono gli ambiti di sviluppo, come è stata pensata, quelle che sono le competenze, le abilità e le conoscenze necessarie per ogni processo. E poi una seconda parte di questa giornata di formazione, invece più specifica proprio di ogni argomento delle diverse fasi, con una piccola simulazione. Ovviamente non con le domande d'esame, sarebbe troppo facile, ma per farvi capire un pochino quello che è l'approccio e come può essere il testo che è stato scritto. Quindi insomma è un avvicinamento all'esame per farvi arrivare un pochino più diciamo sereni e studi. Direi cos'altro? Allora io non so adesso troppe cose, quindi ribadisco il fatto che sul sito sia di MPI che di Federcongressi troverete tutte le informazioni e i contatti se volete non solo iscrivervi all'esame ma magari avere anche qualche informazione in più. Saremo ben felici di rispondere ad ogni domanda, ad ogni dubbio. Immagino ce ne siano tantissimi, lo vedo dalla chat e capisco che sia così. È una cosa totalmente nuova, è una cosa che lascia che io ho usato prima all'inizio di questo webinar, no, un punto, cos'è, non mi ricordo neanche, un punto di svolta, epocale, un cambiamento epocale. Lo è, come ogni cambiamento epocale lascerà, no, ci sarà qualche fan della prima ora, qualcuno che avrà invece qualche dubbio in più che andrà chiarito nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ma riteniamo di aver fatto un percorso veramente, veramente importante, molto solido e concreto, A difesa e tutela di una categoria intera di lavoratori che mai come in questi giorni ci rendiamo conto non essere riconosciuti, tutelati e visti in grandissima parte. Quindi io avrei chiuso anche perché il tempo è un po' tiranno. Io non so se qualcun altro dei miei colleghi, vedo Alessandra pronta in prima linea, vai.
No, scusami, è per fare una domanda che tutti quanti hanno fatto e penso che sia un valore sul tema di chi farà gli esami, chi sono gli esaminatori, eccetera. Franco, ti chiederei di rispondere a questa domanda, visto che avete certificato voi gli esaminatori, ma sai tu chi sono, vorrei. Certo, allora la regola è per Accredia che gli esaminatori siano persone già certificate. E ovviamente appena nata la norma non ne avevamo perché era appena nata e quindi la seconda regola è che Accredia gradisce che gli esaminatori siano persone che erano membri del tavolo di lavoro dello sviluppo di norma, perché si dà per scontato che avendo scritto la norma la conoscano e quindi questa è la base. Quindi abbiamo attivato subito come esaminatori Lorenzo e la Francesca. E man mano abbiamo anche avviato un processo di qualifica di altri esaminatori, appunto prendendo altre persone che man mano si stanno certificando, le formiamo noi come Intertech sulla conduzione degli esami, perché in termini di conoscenze le hanno, sono stati certificati, quindi ce le hanno, e quindi spieghiamo come funzionano le nostre procedure, come funzionano i regolamenti di Accredia, e a questo punto li qualifichiamo. Questo è il processo. Quindi la certificazione, c'è proprio una norma che è la 17.040, ragiona con un concetto di certificazione fra pari, cioè il migliore esperto è un pari, anche perché c'è anche in questo caso una omogeneità di linguaggio, cioè se io metto un docente universitario, un avvocato, che magari insegnano lavoro nel nostro settore, ma non sono dei meet event manager, sì, vi possono chiedere cose molto tecniche, ma non hanno fatto il vostro mestiere e determinate caratteristiche o casistiche non le conoscono come le conoscete voi. Questo è il principio. Ricordatevi che la certificazione è una conferma di una professionalità. E non è un esame uguale a quello che abbiamo visto a scuola, alle superiori, all'università. È vedere se Francesca Scuteri è conforme a una norma, se sta lì dentro. Ecco perché è fondamentale la presenza di una norma. Io non posso fare certificazioni se non ho una norma, se non ho un parametro di riferimento. Questo è il principio. Grazie Franco, grazie. Ecco, come in tutti i webinar, nonostante 9 mesi chiusi in casa, ovviamente ero muto e non me ne ero accorto. Molto bene. Allora, io direi che a questo punto, se non vedo altre manine alzate da parte dei miei colleghi presentatori, ci sono ancora diverse domande, va bene, io vi invito appunto a far riferimento ai siti internet. Eric, avevamo una slide, mi pare, con le date, giusto per ricordarle a tutti quanti, le date degli esami. Eccoci qua, quindi abbiamo il prossimo esame, è il 21 gennaio 2021, l'abbiamo scelta apposta, 21-21 non si può sbagliare, ve lo ricorderete di sicuro con la study session prevista l'11 di gennaio e poi la sessione primaverile per il 22 marzo del 2021 e poi avremo un'ulteriore sessione, andiamo come la moda, facciamo le stagioni e quindi avremo un'estate e un autunno, le date sono ancora da definire, però saranno tra giugno e ottobre dell'anno 21. Le informazioni le trovate appunto sui siti, troverete le email di riferimento, quindi scriveteci, saremo ben felici. Ultima domanda, gli esami fisici dove si tengono? Non si tengono, al momento gli esami sono tutti previsti in virtuale attraverso la piattaforma che Intertech mette a disposizione, quindi in attesa di tempi migliori ci accontentiamo di quello che abbiamo. Basta, io direi che abbiamo finito qui, ringrazio tutti, siete stati tantissimi e fino alla fine, quindi spero che sia stato interessante e spero di vedervi presto alle sessioni d'esami, alla formazione o sicuramente almeno sui nostri siti e sui social per raccogliere qualche informazione più approfondita doveste necessitare. Io mi fermerei, arrivederci a tutti e a presto. Ciao! Ciao a tutti. Ciao ciao. Arrivederci. Ciao Lorenzo, grazie a tutti. Ciao. Ciao, grazie Lorenzo. Ciao, ciao Franco. Ciao. Grazie Lorenzo. Grazie a tutti.